quei coglioni qua, c'ho una giornata, mi gira le palle. Non ti puoi immaginare quante mi giri le palle. Ma perché non... Io, tu lo sai, sono un artigiano ignorante. Vengo da una famiglia di artigiani da una parte, contadini da quell'altra, tutti fondamentalmente ignoranti, però almeno fra le tanti la voglio imparare la sapere. Cioè, sono una cazzata, però. Lo sai, io mi dichiaro anarchico individualista, però vengo dalla sinistra, cioè io onestamente ho più a cuore il proletariato e il sottoproletariato che le classi superiori, cioè le classi superiori hanno il potere, hanno soldi, fanno cazzo e voglia. Il proletariato no, sa perché sono incazzato? Per un motivo abbastanza semplice, basta studiarlo un attimino, è che il proletariato non guarda, non ti parlano né di sinistra né di destra, cioè, questa è una questione che va al di là degli schieramenti, cioè il proletariato, va bene, cioè la stragrande maggioranza, la massa delle persone, sono ignoranti, va bene? Ma quello mi dà noia è che sono felici di essere ignoranti, capito? Io e da bravi ignoranti cosa fanno? Stanno sotto e quando c'è le guerre muoiono, perché vanno loro a saltare le trincee, capito il discorso? Quando c'è le guerre muoiono, quando c'è da costare, da pagare le tasse, le pagano, capito? E quindi ce l'hanno in culo. E guarda, io l'ho studiato abbastanza bene la cosa, perché se uno non studia non capisce un cazzo, capito? Non capisce un cazzo e non capendo un cazzo fa il servo. Allora, nel 1800, quando è stato il manifesto del Partito Comunista? 1848, quindi sono passati più di 170 anni, va bene? 170 anni, dove due borghesi, Marx e Engels e tutta questa gente qui, fanno un manifesto rivoluzionario dopo un'analisi attenta della situazione socio-economica, va bene? Tutte le parti che si buttano su questo tipo di, diciamo, di ragionamento rivoluzionario, sia comunisti, sia socialisti, sia gli anarchici e così via, essendo tutti ignoranti, si sono dovuti affidare a chi? A Marx e Engels, perché erano dei borghesi. Lenin, poi, voglio dire, no? La parte anarchica, non salvo mia nemmeno gli anarchici io, perché il principe Kropotkin era padrone di più terre dello zar in Russia. Bakunin era nobile, cioè voglio dire, per carità, meno male ci sono stati, però voglio dire, una volta che il proletariato è stato aperto gli occhi da questi pensatori illuminati, cioè voglio dire, dopo bisognava che il proletariato avesse, non c'era bisogno di essere di geni che capivano questo tipo, voglio dire, bisognava che il proletariato avesse l'astuzia di dire, beh, abbiamo avuto questi grandi padri fondatori, facciamoli le manifestazioni, le lapidi, tutti che volete voi, per lo stesso Pietro Gori, però ora bisogna creare, cioè io da ignorante mi aspettavo una cosa di questo tipo, cioè bisogna creare una classe dirigente nostra, cioè, e come si fa? E si prende il potere. E invece di pigliare il potere come hanno fatto da tutte le parti, si prende il potere e di mantenerselo come facevano pari pari quelli di prima, va bene? Che cosa ti inventano i compagni? Non mi viene in mente di... Cioè, si creano addirittura in Corea, cioè c'è la dinastia dei Kim Jong-il, Kim Jong-sung, Kim Il-kong. A
quella maniera tu fa ridere, perché il proletariato è incazzato con la sinistra, lo volete capire? Cioè, il proletariato è incazzato con la sinistra perché dopo quello che gli aveva promesso la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione messicana, la rivoluzione, tutte le rivoluzioni ci sono state, il proletariato si aspettava un cambio di rotta, invece semplicemente questi hanno fatto la rivoluzione. Quelli che non ne volevano sapere sono stati fatti fuori e il loro posto è preso da persone che hanno fatto pari pari, se non peggio, quello che facevano i nobili prima. Pari pari. Perché? Perché in quella maniera che io mi metto solamente Masaniello, che ti guida una sommossa popolare, prende il potere e invece di dire d'ora in poi si fa le cose così, da bravo ignorante, che cazzo fa? Fa peggio che di prima, tanto che quelli l'abbiamo messo sul coso, alla fine l'ammazzano. Sì, che voglio dire, la storia, se non la studia, ce l'ha i semi per far capire una cosa di questo tipo. Noi ci sta una classe dirigente, no, noi in Italia, ma anche in, ci sta delle classi dirigenti di ignoranti zucconi, cioè, capito? Il problema di base è quello che te lo dice uno che è ignorante e zuccone. Però io non ho l'ambizione di andare a fare i segretari del partito, né quello che guida le masse, a me sono più allora, a me che cazzo me ne frega di tutto il resto, non me ne frega niente. Però io posso, che uno si vuole capire che se non si crea una classe dirigente nostra, se non si insegna, se non si fa delle scuole serie, capito il discorso? Altro che poi alla fine il potere è rimasto, alla fine gira e gira, è rimasto in mano a quelli che ce l'avevano prima, perché alla fine la massa ignorante e pecorona ha detto vabbè, la sinistra ha fallito completamente, e allora si dà il voto a quelli di prima, pettigna fanno, e hanno ragione, hanno perfettamente ragione, lo farei anch'io, che cazzo, ma più un voto a me non me ne frega nulla, no, per carità di Dio, non ci penso nemmeno di votare, non devo più fare attività politica, per carità, più io ho da lavorare, non ho da compiere i coglioni con le stronzate, però cazzo, un'analisi delle cose va fatta. E un Dio mi ha, non dico mica che la gente tutti debbano studiare fino ad arrivare alla laurea, perché anche quelli che studiano, anche quelli che ora studiano, come fare a organizzare una scuola che crei una classe dirigente seria
una classe politica che ti permetta veramente di poter competere con quelle altre classi dirigenti. Cioè, mi devi dire come cazzo si fa alla scuola, si cambia atteggiamento.
Allora poi chi sbaglia cacciano il culo. Cioè, ma io non importa, cioè, ma io pagavo, non importa, a doppio cacciano il culo che si sta. Ma che si può fare così? La scuola deve essere seria, punto. Perché è la formazione dell'individuo di domani. Deve essere seria e ci vuole dei rappresentanti proprio, capito? Ci vuole proprio dei rappresentanti di proletariato che hanno raggiunto, tu mi dirai, cioè, ma nel momento in cui hanno raggiunto un livello culturale elevato non fanno più parte del proletariato. No, non è vero nulla. Le radici non si dimenticano. Io mi ricordo che venire dalla mamma del proletariato, ma da mio babbo proprio sotto proletariato.